La regione, quella di Puglia, è devota e fortemente ancorata a importanti celebrazioni e ricorrenze religiose. La città di Scorrano si prepara a vivere la festa di Santa Domenica. Il paese saprà così mostrarsi completamente illuminato. Luci lungo le strade, nelle piazze, dinanzi ai muri dei palazzi. Luci al posto delle stelle, pronte a rischiarare il cielo buio. Un lavoro di 2 settimane, quello necessario per dare il via all'installazione delle suggestive luminarie accese quest'oggi alle 21 in piazza Vittorio Emanuele, alla presenza tra gli altri del ministro Grani. Presenze di luce atte a palesare il grande attaccamento di Scorrano a Santa Domenica e che portano la città a ripercorrere gli importanti eventi storici. Si narra che in un periodo di grande pestilenza per il paese la santa si è apparsa ad un'anziana donna per comunicarle la volontà di divenire protettrice della cittadina. Santa Domenica poi le annunciava che quale segno di benevolenza nei confronti degli scorranesi avrebbe liberato il paese dalla peste. E quando ciò avvenne, la popolazione grata per il prodigio soprannaturale provvide ad accendere fuori le case, sulle finestre luminose lampade ad olio. In poco tempo l'intero paese brillò di luci. Da allora ogni anno la cittadina di Scorrano tributa a lei, Santa Domenica. Una festa questa che riporta la luce della fede nei cuori, un grande evento al contempo che ha reso Scorrano la capitale delle luminarie. Le elite di luminarie di Scorrano vanno in tutto il mondo, dalla Cina al Giappone all'America, alle più grandi città europee. Noi vediamo quest'anno per esempio il tema della Taranta, che è un tema salentino, no? Anch'esso appartenente alla nostra antica tradizione della terra, insomma di tutto il territorio, e il fatto di voler riprodurre o dei grossi monumenti o dei temi, come accade spesso, anche di carattere religioso, essendo anche questa una festa, come diciamo, patronale. Attesissima la gara dei fuochi pirici calendarizzata per domenica prossima e poi il Festival della Pizzica con 10 concerti musicali. Ricco quindi il programma stilato anche quest'anno e che ha visto il grande contributo della cittadinanza tutta. Devo dire che quest'anno sono rimasto molto molto contento per quanto la cittadinanza ha contribuito, anche perché comunque questa festa si fa solo e esclusivamente grazie al contributo dei cittadini e qualche sponsor tra virgolette forestiero. I dettagli della festa evento, capace di rinnovare l'attaccamento della cittadina alla Santa Protettrice e al contempo di richiamare un gran numero di turisti, si parla di oltre 180.000 visitatori, illustrati nel corso di una conferenza stampa. Per l'occasione infatti redatto anche un piano di emergenza interno ed esterno, come afferma il primo cittadino di Scorrano. È stato redatto un piano di emergenza esterno ed interno che è stato approvato dalla 3ª sessione della conferenza provinciale permanente. In virtù di questo piano sono state quindi attivate una serie di servizi da parte delle autorità. Una festa, quella di Santa Domenica a Scorrano, che ancora scalda i cuori dei fedeli e illumina i loro volti.